Buongiorno a tutti, siamo qui oggi, ci troviamo con due professori, due docenti dell'Università del Molisa e vorrei porvi delle domande. In un articolo del libro si parla di biodiversità e turismo sostenibile. Ci puoi illustrarci la sua esperienza nel campo dei parchi nazionali? Sì, turismo e biodiversità è un connubio, diciamo, può andare molto d'accordo, in quanto in questo periodo storico molti turisti apprezzano la natura, l'ambiente, vivere, fare delle esperienze particolari in natura, soprattutto nelle aree protette. Quindi conservare la biodiversità, renderla fruibile in modo che non venga poi alterata, è la soluzione migliore per far convivere turismo e biodiversità. Professore, come possono essere considerati patrimonio il territorio e il paesaggio? Rischiano di essere compromessi per sempre? Il territorio e il paesaggio sono due risorse fondamentali per un paese come il nostro, per regioni come l'Abruzzo. Sono il risultato di un processo storico di lungo periodo, il frutto dell'incontro tra l'azione della natura e l'azione dell'uomo. Questo patrimonio ha impiegato molto tempo a costituirsi. E questo ci dà una grande responsabilità, che è quella di utilizzarlo senza consumarlo, di utilizzarlo per il nostro fabbisogno economico, lavorativo, occupazionale, di reddito, ma preservarlo, tutelarlo affinché anche le generazioni future possano utilizzarlo così come noi lo utilizziamo. In questo senso l'agricoltura è uno strumento fondamentale per utilizzare e conservare il territorio, custodirlo, curarlo. E l'agricoltura produce molti prodotti, produce prodotti alimentari, cibo, ma produce anche paesaggio. Una buona agricoltura è anche un buon paesaggio, e un buon paesaggio è utile anche per il turismo, per la vita in generale. Professoressa, il monitoraggio ecologico ha rilevato che negli ultimi anni è avvenuto un aumento delle temperature, che ha portato dei cambiamenti. Come possiamo affrontare questi cambiamenti e può la natura adattarsi ad essi? Sicuramente questo monitoraggio ha rilevato che questi cambiamenti ci sono e sono anche molto veloci. E la natura si può adattare a questi cambiamenti, però gli dobbiamo dare il tempo. Il problema di questo processo è che la velocità del riscaldamento climatico sta andando troppo velocemente rispetto ai tempi della natura. E questo che preoccupa di più a livello, diciamo, sia non solo gli ecologi, ma ormai anche un problema a livello così politico, anche europeo. Quindi dobbiamo provare a utilizzare, a cambiare qualcosa nel nostro sistema di consumo, di utilizzo del territorio, per far sì che la velocità di questo cambiamento rallenti, quindi il riscaldamento si rallenti, e adottare delle politiche cosiddette di adattamento, mitigazione ai cambiamenti climatici che potrebbero favorire un ritorno, un equilibrio. La ringrazio.